ama Gesù, amalo tanto, ma per questo ama di più il sacrificio. Cari amici, pace e bene a tutti voi. E viviamo questa giornata sotto l'ombra di Padre Pio, viviamo questa giornata guidati dallo sguardo materno della Madonna della Libera. Sapete, in questa chiesa, come stiamo dicendo in questi giorni, in questa chiesa Padre Pio ha vissuto tante esperienze importanti, tante esperienze che forse rimarranno sempre nascoste, che noi non sappiamo, non conosciamo, ma alcune di queste le conosciamo, perché è Padre Pio che le scrive ai suoi direttori spirituali. In questa chiesa Padre Pio vive un fenomeno molto importante, molto bello, poco conosciuto, che si chiama la fusione dei cuori. Padre Pio aveva appena celebrato la sua messa mattutina e si trova qui in chiesa tra questi banchi per fare il ringraziamento, per ringraziare il Signore dopo la Santa Comunione, dopo la messa. Ecco, apro questa parentesi, quanto è importante il ringraziamento dopo la messa. Tante volte noi siamo, ecco, dopo la messa, appena finisce la messa, scappiamo verso l'uscita perché siamo indaffarati, perché abbiamo tante cose da fare. Padre Pio ci teneva al ringraziamento. Quando finisce la messa, fermiamoci un minuto, due minuti, un po' di tempo a dire grazie Signore per il dono dell'Eucaristia, così come Padre Pio raccomandava ai suoi figli spirituali. Ebbene, proprio in questo momento di ringraziamento, Padre Pio ha ricevuto questo dono, il dono della fusione dei cuori. Cioè, mentre lui si trovava in preghiera, avvertito dentro di sé come un'esperienza mistica, ma non per questo non reale, anzi reale, Padre Pio ha avvertito come il suo cuore diventa un unico cuore con quello di Gesù. E lo scrive al suo padre spirituale dicendo: Padre, io ho avvertito questo, ho sentito questo nella mia vita, nella mia esperienza, oggi dopo la comunione, il mio cuore si è perso, si è fuso con il cuore di Gesù, come, dice Padre Pio, come una goccia d'acqua si smarrisce nell'oceano. Che bella questa frase, il cuore di Padre Pio si è perso nel cuore di Gesù come una goccia d'acqua si smarrisce nell'oceano. E quindi Padre Pio ha vissuto questa unione intima, profonda con il Signore. Nel cuore di Padre Pio potremmo dire che non viveva più il suo cuore con i suoi sentimenti, con la sua vita, con le sue esperienze, con le sue passioni, no, ma viveva il cuore di Gesù. Nel cuore di Padre Pio viveva il cuore di Gesù. Quindi benissimo Padre Pio insieme a San Paolo può affermare: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E tutto questo deriva dall'amore, amare Gesù, come ci ha detto Padre Pio oggi in questa frase così semplice, così essenziale, ma così profonda. Questa figlia spirituale dice: ama Gesù, ama Gesù. Fratelli miei, dobbiamo amare Gesù. Dobbiamo amare di più Gesù. Questo è il messaggio di Padre Pio. La devozione a Padre Pio, il nostro legame a Padre Pio non è fine a se stesso, ma Padre Pio è quasi come, ecco, un indicatore, quasi come una guida. Quando andiamo da Padre Pio, Padre Pio mette la freccia verso Gesù e dice: lì dovete andare. Questa mia devozione a Padre Pio deve portarmi ad amare di più Gesù. Questo amore che deve essere profondo, che deve essere certamente semplice, certamente spontaneo, ma deve essere un amore profondo. E più amiamo Gesù e più siamo chiamati a vivere la santità, la vita di grazia, a essere coerenti con questo amore che il Signore ci ha donato. Quindi in questa giornata seguiamo questo esempio di Padre Pio, chiediamo al Signore che il nostro cuore quotidianamente si unisca al cuore santissimo di Gesù. Augurandovi tutto questo, vi auguro anche una buona e santa giornata.